E sempre da Treviso sentiamo appunto il candidato Giancarlo Gentilini ed altri esponenti della Lega presenti, tra cui il segretario nazionale del Veneto Flavio Tosi. Treviso rischia, Giancarlo, Treviso rischia. No, io credo che nella prima tornata c'è stato un certo rilassamento nei votanti, ma credo che adesso il popolo trevigiano abbia capito qual è il pericolo, cioè la città di Treviso, che è conosciuta in tutto il mondo come la più sicura, la più trasparente, la più onesta, è messa in pericolo da questi personaggi che non conoscono la realtà trevigiana. Sono soltanto dei politici i quali sono messi là, ma di Treviso non sanno assolutamente niente. La vetosa importanza, l'importanza qui del sindaco di Treviso? Importante. Io direi, al di là del dato leghista, che è ovvio che insomma è la città più anticamente, adesso da 20 anni, e meglio amministrata dalla Lega da sempre, ma è importante per Treviso. Credo che in tutta Italia venga identificata Treviso con Gentilini, e credo che per i trevigiani sia normale che Gentilini sia il loro sindaco. Quindi basta solo che vadano a votarlo, che non siano talmente abituati a pensare che già lo sia, che magari dicono beh tanto lo è, non andiamo neanche a votarlo. Invece che ci vadano, perché serve comunque, anche solo per un fatto direi, per riconoscere il lavoro che ha fatto. Siccome ha lavorato come una bestia per questa città per 20 anni Giancarlo, si merita il voto dei trevigiani per lo sforzo che lui ha fatto per la sua città. I trevigiani comunque rischiano, se vincesse la sinistra, un forte cambiamento. Beh, insomma, lui ha vinto modificando in meglio questa città, che era degradata, insicura, dove i trevigiani non erano più padroni a casa loro, perché era realmente così. E ha dato, penso che, siccome i trevigiani se lo ricordano bene, cos'era la città prima di Gentilini e cos'è diventata adesso, che è una bomboniera, e quindi è chiaro che rischiano solo di andare in peggio. L'importante è che vadano a votare, che non diano per scontato il risultato, perché alla fine ogni voto conta per uno. Il segretario federale diceva che paradossalmente non serve solo governare bene, perché poi appunto può succedere anche di non vincere e ci vuole qualcosa di più. Beh, serve il valore aggiunto delle persone, e Giancarlo Gentilini è anche quello. Cioè, Giancarlo Gentilini è una persona che ha dato tutto se stesso. Me lo ricordo tanti anni fa, quando la Lega gli chiese, si parla credo del 95 o del 2000, la Lega gli chiese di candidarsi governatore del Veneto per la Lega. E lui disse no, io resto a fare sindaco di una mia città, perché io mi dedico solo alla mia città. Ecco, credo che questo dia l'idea di quanto lui vuol bene a Treviso. Allora, Presidente Muraro, ultimi scampoli di campagna elettorale qua a Treviso, la cofferta della Lega, un voto importante. Cos'è che temete di più? Il non voto, cioè l'astensione, oppure che magari i cittadini facciano un clamoroso autogol e votino a sinistra? Sicuramente il pericolo dopo la prima tornata elettorale è l'astensionismo, le persone che hanno perso un po' la fiducia, che si sentono un po' così abbandonate da questo Stato che non dà giusta corrispondenza ai comuni, e dall'altra parte poi riverberano il loro disagio nei confronti del grande sindaco che è Giancarlo Gentilini. Io mi auguro che domenica prossima ci sia un colpo di reni da parte di tutti i cittadini trevigiani per mantenere una città che è una città dignitosa, dove si può vivere tranquillamente, dove si può uscire alle 2 della mattina, che non succede niente, dove c'è il massimo ordine, a discapito di un altro candidato che invece professa di creare una moschea, di creare un centro sociale dove vengono qua i giovani a devastare la città. Allora, un sistema di buon governo contro la confusione più assoluta, come in tante altre città del Veneto, tipo Padova, Mestre e altre realtà dove sono invivibili. L'invito è che la gente consideri attentamente, valuti attentamente il bisogno di venire a votare, la particolare attenzione in questo momento per la qualità della vita della propria città, di venire a votare e di votare il nostro candidato sindaco, che è una certezza, che non ha bisogno di presentazione, che è Giancarlo Gentilini. Federico Caner, ultimi scampoli di campagna elettorale qui a Treviso, roccaforte della Lega, molto importante, Gentilini al ballottaggio. Insomma, che sensazione c'è? Ma diciamo che in questo ballottaggio, nel secondo turno, le sensazioni sono positive. Nel primo turno noi pensavamo di andare meglio di quanto invece
è accaduto, però nel ballottaggio sentiamo un'aria nuova, forse i cittadini di Treviso si sono resi conto che rischiano veramente di consegnare la città in mano al centro-sinistra con tutte le conseguenze del caso. E noi abbiamo fatto una campagna elettorale al secondo turno spiegando ai nostri cittadini che se non vanno a votare rischiano di consegnare la città in mano al centro-sinistra e ridurla magari come Padova o come Venezia, città che sappiamo essere purtroppo frequentate da molti extracomunitari e persone che vivono di espedienti, un'amministrazione che da questo punto di vista è latitante. Treviso invece ricordiamo che è al primo posto a livello nazionale per quanto riguarda la sicurezza e anche l'integrazione degli extracomunitari. Questo significa che Treviso non è una città razzista, ma è una città che fa rispettare le leggi. Abbiamo vinto questo premio, abbiamo vinto un altro grandissimo premio, al primo posto siamo arrivati per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Quindi questo significa che questa è una città che è stata amministrata bene per 20 anni e non capiamo sinceramente per quale motivo si debba cambiare semplicemente perché è da 20 anni che gestiamo questa città. Evidentemente se la gestiamo da 20 anni è perché l'abbiamo sempre gestita bene e noi contiamo di gestirla per altri 5 anni.